Ciao ragazzi e ben ritrovati. Riprendiamo le nostre lezioni di italiano e come vi avevo anticipato, oggi trattiamo delle opere principali di Giovanni Boccaccio. In particolare ci dedichiamo al periodo napoletano, che è quello che va dal 1327 al 1340. Iniziamo con La caccia di Diana, un poemetto in terza rima, ovvero terzine dantesche, in 18 canti, scritto forse intorno al 1334 e incentrato su una battuta di caccia svolta dalla dea Diana e dalle più belle donne della corte napoletana. Esse si ribellano alla legge della castità imposta dalla divinità e invocano l'aiuto di Venere, che interviene trasformando gli animali uccisi negli uomini amati dalle donne. Fra questi vi è anche Boccaccio, che da cervo ritorna uomo. L'operetta è interessante per la celebrazione dell'ambiente di corte e per il trionfo dell'eros sull'ideale di castità, ovvero la trasformazione delle bestie in uomini che rovescia in modo quasi parodico quella operata da Circe nell'Odissea. Il testo anticipa in parte l'atmosfera tipica delle opere del maturo umanesimo, in cui vi sarà l'esaltazione dell'amore fisico ormai libero da vincoli di natura morale. Veniamo al Filostrato, che è un poemetto in ottave diviso in 9 libri, di argomento epico e ispirato alla tradizione dei cantari, ovvero i poemi recitati dai giullari a un pubblico popolare. Esso racconta una vicenda ispirata al ciclo troiano, che ha come protagonista il giovane Troilo, figlio del re Priamo, che si innamora della bella Criseida ed è riamato da lei, ma poi ne è tradito e cerca la morte gettandosi in uno scontro con Achille. Scritto forse intorno al 1335, il Filostrato, il cui titolo secondo una pseudoetimologia greca significa vinto da amore, è interessante in quanto è il primo esempio colto di poema epico in volgare della letteratura italiana. Veniamo al Teseida. È anch'esso un poemetto di argomento epico diviso in 12 libri in ottave e dedicato a Fiammetta, la donna amata da Boccaccio, che in base alla leggenda da lui alimentata sarebbe stata la figlia naturale di re Roberto d'Angiò. I protagonisti sono due giovani tebani, prigionieri ad Atene, innamorati entrambi di Emilia, la sorella della regina delle Amazzoni, Ippolita, a sua volta moglie di Teseo, duca della città. È proprio Teseo a proporre come soluzione per stabilire chi sarà lo sposo di Emilia un torneo tra i due contendenti. Per le ferite ricevute, però, il vincitore è in fin di vita e, con un gesto di straordinaria generosità, lascia la sposa all'amico rivale. Terminiamo con il Filocolo, che è l'opera sicuramente più interessante del periodo napoletano ed è anche la prima in prosa. È un romanzo in 5 libri. Il libro racconta una storia tratta dal Cantare di Florio e Biancifiore, scritto in toscano nel XIV secolo, mentre il titolo, secondo una pseudoetimologia greca, significa fatica d'amore, con riferimento alle peripezie affrontate dai protagonisti, e in particolare quello maschile, Florio. Questi, figlio del re saraceno di Spagna, si innamora di una fanciulla cristiana, Biancifiore, che poi viene venduta dal re a dei pirati che la cedono all'ammiraglio di Alessandria. Florio non si arrende e inizia la sua fatica, cercandola in molti paesi e alla fine ritrovandola, anche se i due rischiano di essere giustiziati. Si salvano grazie al fatto che si scopre che l'ammiraglio è lo zio di Florio e la fanciulla è di nobili origini. Si tratta di una tipica agnizio, ovvero un riconoscimento finale che permette lo scioglimento della trama. Alla fine i due giovani possono sposarsi, dopo che Florio si è convertito al cristianesimo. Bene, nella prossima lezione tratteremo invece delle opere di Boccaccio nel periodo fiorentino. Intanto io vi ricordo che per le lezioni online potete contattarci attraverso Facebook, Instagram o l'indirizzo centrodai83@gmail.com. Vi saluto e vi aspetto qui su YouTube per la prossima lezione. Ciao da Francesca!